percorso espositivo illustra una storia. È la storia di questo pittore che è nato nel 1928 e morto nel 2010 e attraversa vari generi che questo pittore ha coltivato, dalla pittura a olio e dai paesaggi degli anni 70, alcuni dei quali proprio dipinti in ambito lombardo e veneto, proprio c'è un paesaggio di Mantova che obbligatoriamente doveva essere presente in questa mostra, ai paesaggi poi fatti in giro per l'Europa, in Spagna, in Francia, in Bretagna e in altri luoghi, per passare poi gradualmente alle grandi opere monumentali, agli affreschi, alle tempere di Caseina Latica che sono sparse per il territorio italiano, non solo italiano, del quale noi presentiamo i cartoni e gli studi preparatori. I cartoni sono questi grandi fogli alti anche 5 metri, 5 metri e 60, in scala 1 a 1 rispetto al lavoro che poi viene fatto in parete con i colori. Sono molto interessanti perché mostrano una fase del lavoro iniziale piena di energia, piena di decisione e sono quasi tutti svolti a carboncino, a fusaggine, come facevano gli antichi. È evidentemente un autore che guarda fortemente al Rinascimento italiano, è un autore figurativo, lontano dalle correnti, dalle avanguardie, ma non per questo voltato verso il passato. Le sue anatomie, i suoi corpi sono un modo per leggere la realtà di oggi, è molto stimolante e molto interessante. Io sono particolarmente lieto di presentare questa mostra di Federico Bellomi, personaggio che ho conosciuto personalmente, che ho cominciato ad ammirare vedendo i suoi dipinti a Borghetto di Valeggio, dove era presentato in particolare l'incontro tra Leone Magno e Attila. Sempre ha manifestato l'artista una sua grande predilizione per la figura. Egli è sospeso tra terra e cielo, nel senso che la terra lo ha sempre affascinato in tutte le sue rappresentazioni, vuoi il paesaggio, vuoi la figura, le persone, in particolare i nudi, maschili e femminili. Una delle opere più straordinarie è quello che si può ammirare a Lugagnano, nella chiesa di Sant'Anna, dove tutta un'intera parete è dedicata alla rappresentazione della redenzione dell'uomo, l'Arbor Redenzione, l'albero della redenzione dall'inizio dell'uomo, dall'inizio della creazione fino al momento della grande risurrezione di Cristo che salva il mondo con la sua morte naturalmente, con la sua risurrezione. E quindi ecco che abbiamo un uomo che è continuamente sospeso fra l'amore per la terra, ma al tempo stesso con un animo elevato al cielo, pensando alla redenzione di Cristo e al mistero della vita.